Sono molti, molti, e a partire da dare continuità a quello che già stiamo facendo, quindi continuare con la qualità del premio Boccaccio e quindi tramite gli scrittori di oggi parlare anche di Giovanni Boccaccio, continuare le attività di convegnistica, di ricerca e di promozione che l'ente nazionale Giovanni Boccaccio fa in accordo appunto con il Comune e in piena collaborazione con il Comune. Anche l'Ars Nova, pur specializzata nella musicologia del Trecento, si dedica molto alla figura di Giovanni Boccaccio, le compagnie teatrali come Lora Nona, ormai accreditata come professionisti in tantissimi eventi dedicati a Boccaccio, non solo a Certaldo, ma un po' in tutta la Toscana e un po' in tutto il panorama nazionale, e poi appunto intensificare anche la conoscenza tramite il flusso turistico. Molti sono già gli itinerari, i pacchetti che si dedicano a Boccaccio, ma con la collaborazione anche degli altri comuni e quindi con la possibilità di spaziare sul territorio, con il progetto integrato dell'Empolese Valdezza e l'Unione dei Comuni Toscana nel cuore, riusciremo ancor più a dare grande visibilità ai personaggi del passato che animano e che contraddistinguono comunque tutto il territorio dell'Empolese Valdezza.